Ciao amici e benvenuti nel Gemister Quint. Il confronto di oggi ha un retroscena. Per trasparenza totale da parte mia nei vostri confronti, cercherò di essere breve, però di spiegarvi cosa è successo. Io ho recensito il Wuking T11, ritrovate la video recensione sul mio canale, l'ho acquistato su Amazon. Aveva un problema subito evidente, quello che non funzionasse una parte dei LED integrati sui woofer, e la seconda che a livello qualitativo sonoro non mi aveva particolarmente convinto. Il giorno dopo che ho pubblicato la video recensione mi ha contattato direttamente la Wuking su tutti i miei social, tant'è che ho pensato: oddio, cosa è successo? Fatto sta che abbiamo fatto una chiacchierata, credo, con un responsabile del brand. E mi ha detto che praticamente mi inviava un nuovo Wuking, e questo mi fa piacere che guardano le mie video recensioni, perché vuol dire che quando vado a sottolineare i difetti, le aziende, ora sì, i vantaggi di essere un recensore, però qualcuno ci deve pur mettere la faccia. Fatto sta, mi ha inviato questo nuovo Wuking funzionante nei LED e mi aveva promesso anche che aveva il firmware aggiornato. In verità non era così, in prima battuta l'ho ascoltato e mi sembrava che suonassero la stessa maniera. Io ho scritto, mi hanno risposto sì, probabilmente, solito modo confusionario della Wuking. Mi sono dovuto attrezzare per fare l'aggiornamento firmware direttamente in modo fai da te, anche se non amo particolarmente. Forse un giorno me la farò una guida, non lo so, perché io sono contrario, sono per un'applicazione che faccia anche questa tipologia di operazioni. Con tanta pazienza mi sono fatto inviare i file che vi linko qui sotto a vostra responsabilità, anche se poi è semplice farlo, però potrebbe portare dei problemi. Ma mi sto, come sempre, dilungando troppo, perché voglio dirvi tutta la mia esperienza e vi posso anticipare che l'aggiornamento porterà dei vantaggi. Ora, nel bene e nel male, li lascio giudicare a voi nella videoprova audio che andremo ad ascoltare. Io mi limito a dare le mie conclusioni alla fine. Intanto vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione, e se vi va qui sotto di acquistare questo dispositivo, ci sono i link a Amazon sempre aggiornati al prezzo più basso.
since I've been driving this train. In this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got breaks, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopping it. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. Push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into fits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Again, I got tired out of a blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. E siamo giunti alle conclusioni. Preciso, la registrazione l'ho fatta col volume al 50% e ho utilizzato, ormai continuo a utilizzare, questa modalità dei microfoni binaurali, perché mi sembra veramente, riascolto anch'io le registrazioni, quella più vicina alla realtà, come se uno di voi si trovasse davanti lo speaker. Ma parliamo di questa differenza di firmware. Quello che mi ha ulteriormente colpito, come aveva fatto già il T11 nella video recensione, e non pensavo che si potesse salire ancora di un buon 10-15%, ecco, il nuovo firmware hanno aumentato anche il volume, hanno sicuramente aggiustato la parte dei medi portandoli, abbassandoli, portandoli sicuramente più orecchiabili a quelli un po' fastidiosi, decisamente fastidiosi della prima versione. Si riescono in questo caso a percepire anche gli altri, qualche dettaglio in più. È sicuramente più completo, più armonioso il suono con l'aggiornamento software. Quello che non mi piace è che hanno enfatizzato anche la parte dei bassi. Sono davvero esplosivi, però si portano una sorta di coda che dovrebbe dare la percezione di maggiore profondità, però in realtà si percepisce che è una modifica a livello software, è difficile anche da spiegare. Risulta sempre un po' artefatto, gradivo sicuramente di più, ma l'avevo ascoltato già in altri videoprove che c'erano su YouTube delle varie versioni, quelli della prima versione, che erano più rotondi, più precisi sotto un certo aspetto. Qui hanno veramente enfatizzato volume anche la parte dei bassi. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento software, io continuo, lo ribadisco, ve lo dico ancora una volta, il fai da te è facile, però potrebbe portare dei problemi. Io invito, visto che guardano le mie video recensioni, la V-King a chiamare 4 ragazzi, farvi fare un'applicazione. Al di là dei vantaggi di poter equalizzare a proprio piacimento anziché prendere quelle già preimpostate nello speaker, torna utile anche per questa tipologia di operazioni, e credo che ci sia in futuro nuovamente un altro aggiornamento software che vada ancora a perfezionare ulteriormente il suono. Quindi l'applicazione è doverosa, perché io non so se farò una guida per aggiornarlo, perché sinceramente acquistate un prodotto, fate l'aggiornamento e vi va qualcosa male, vi ritrovate un fermacarte.
cioè non funziona più. Sinceramente, per come la vedo io, sono decisamente contrario. Ma detto questo, aspetto i vostri commenti qui sotto di quello che avete percepito voi nella videoprova, se avete avuto esperienze dirette. Io vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione. E se vi va qui sotto di acquistare questo T11, beh, i link aggiornati al prezzo più basso Amazon li trovate qui sotto nei commenti. DJ Mr. Quindi vi dà appuntamento. A presto!